per ciascun concorrente da effettuare alle tre andature del passo, del trotto e del galoppo, anche nelle varianti riunito, medio e allungato. Addestramento particolare per rendere il cavallo estremamente armonioso in ogni movimento e fargli dimostrare la sua perfetta soggezione alla volontà del cavaliere. I giudici valutano l'esercizio, danno un punteggio a ogni segmento eseguito, poi valutano anche l'impulso, la sottomissione, l'intesa, l'affiatamento, l'armonia, l'eleganza, l'elasticità, l'assetto di monta, l'equilibrio, insomma si rasenta la perfezione. Per quanto riguarda la classifica a squadre, che è nettamente in divenire, per il momento è al comando l'Olanda nei confronti della Gran Bretagna e della Svezia, ma è una classifica molto embrionale perché alcune squadre non hanno ancora schierato pedine sufficienti per determinare una classifica. Oggi, a partire alle 19:15 di Hong Kong, ci sarà la seconda sessione e intanto conclude, va verso la conclusione Pierluigi Sangiorgi. È un esercizio discreto che lo porterà al 15° posto in sella Florian, 61,875 la percentuale. In testa, dopo la prima sessione, per la Germania Heike Kemmer in sella Bonaparte, 72,250, poi per la Gran Bretagna Emma Hindel con Lancet, 71,125, in terza posizione per l'Olanda Imke Schellens-Bartels con Sunrise, 70,875. Senza sbavature, l'esercizio di Pierluigi Sangiorgi estremamente dignitoso, la loro partecipazione al cospetto dei migliori del panorama internazionale. Nella sessione odierna vedremo anche la fuoriclasse Anki van Grunsven, olandese con Salinero. Pierluigi Sangiorgi ormai vanta una discreta esperienza internazionale, lo ricordiamo, medaglia d'oro ai campionati italiani tecnici nel giugno del 2006, medaglia di bronzo ai campionati italiani freestyle nell'ottobre del 2006. Ed ecco la nostra delegazione con il capo equip Marco Danese. Gli applausi per Pierluigi Sangiorgi che, lo ripeto, si piazza in 15° posizione con 61,875 insieme al Fido Florian. Sarà difficile entrare nei 25 che accedono al Grand Prix Special, però sperare è lecito. Per l'equitazione per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Adesso andiamo a seguire il torneo di ping pong, che è uno degli sport nazionali in Cina, sicuramente uno dei più popolari.